Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione del Pensiero di Andri. Oggi per voi recensirò la quarta stagione della Casa di Carta. Premetto col dire che da questa stagione mi sarei aspettato un po' di più. In ogni caso mi è piaciuta abbastanza. Prima di iniziare con la recensione vi chiedo di lasciare un like al video, iscrivervi se non siete iscritti e attivare la campanella. Se volete la stessa t-shirt che sto indossando oggi in questo video, vi informo che potete trovarla su Pampling. E mi pare che proprio oggi questa t-shirt la trovate a soli 10 euro, oggi 4 aprile 2020. E voi potrete prenderla con il 20% di sconto usando il codice ilpensiero4. Se volete ragazzi seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione e niente, sigla! Vi informo che questa recensione si dividerà in due parti, la parte no spoiler e la parte spoiler, tranquilli che ovviamente vi avvertirò quando si divideranno le due parti. Iniziamo con la parte no spoiler. La serie è composta da 8 episodi e come aveva già anticipato Alex Pina, che è il creatore della serie, gli episodi sarebbero stati come una montagna russa. I primi 4, come una salita sulla montagna russa, servivano ad approfondire la storia dei personaggi, mentre gli ultimi 4 erano più composti da scene d'azione. E così infatti è stato. Unica pecca dei primi 4 episodi sono molto molto lenti. Vi faccio un esempio, le prime 2 stagioni le ho viste l'anno scorso ed entrambe le ho viste in 2 giorni. Mentre questa quarta, solo i primi 4 episodi come ho già detto, sono stati molto molto lenti. In ogni caso godibili. Come ho detto all'inizio mi sarei aspettato un po' di più da questa stagione, ma per altri casi. Però capisco questo mio aspettare di più, perché ultimamente avevo fatto tanti video teoria sulla Casa di Carta e quindi mi aspettavo non ovviamente quel che dicevo, perché è impossibile azzeccare tutto in una teoria, ma perlomeno di più di quel che è successo. Questo ve lo dico e non è spoiler, perché l'attrice che interpreta Raquel qualche mese fa aveva detto che il personaggio di Tatiana, cioè la moglie di Berlino, sarebbe stata fondamentale per questa quarta stagione. Nella stagione si è vista solo 2 volte e nel passato neanche nel presente. Fondamentale? Devo ancora capire dove è stata fondamentale. Quindi, ricapitolando, la stagione è stata bella, ma non quanto le altre. Almeno questo è il mio pensiero. Prima di passare alla parte spoiler, come sempre do un voto al prodotto che recensisco. Il voto per La Casa di Carta 4 è 7,5, perché è stata bella, ma comunque, come sto continuando a dire da qualche minuto, mi aspettavo di più. Passiamo velocemente alla parte spoiler. Il finale mi è piaciuto? La risposta è ni. Se avete già visto la serie sapete che il finale è rimasto aperto e quindi ovviamente ci sarà anche una quinta. E devo ammettere che non aspetterò questa quinta come ho aspettato la quarta. Forse anche per non rimanere deluso come è successo per questa quarta. Magari in questo modo la quinta mi piacerà ancora di più. Anche se trovo quasi inutile continuare una serie per le lunghe, perché magari poi i fan, come sta succedendo a me, perdono interesse. Fino alla quinta ci siamo, però per favore non fate la sesta. E questo non perché odio la serie, ma proprio perché la amo e non voglio che vada a finire in una storia monotona e che si ripete ogni volta. Spero di esservi fatto capire bene. Secondo me non è stata una buona idea far concludere questa quarta stagione in questo modo. Sarebbe stato meglio far finire almeno questo colpo, quindi far uscire la banda dalla banca, e magari se proprio volevate fare ancora la quinta stagione, far rimanere in sospeso qualcosa. Ad esempio, fare uscire i ladri dalla banca, però lasciare il fatto che Sierra trova il professore. In questo modo la rapina è finita, ma nella quinta stagione non ci sarà ancora la rapina da concludere, quindi la stessa identica storia. Ovviamente con quel che succederà di nuovo. Avrei preferito molto di più così. Passiamo al fatto che nella serie muoia solo Nairobi. Dopo essere rimasta viva, muore per colpa di Gandia, che le spara in testa. Questa volta non c'è modo di farla ritornare in vita. E il fatto che lei si sia ripresa in così poco tempo è stata una cosa strana, dato che dopo essere stata sparata al polmone e operata lo stesso giorno, non credo che una persona riesca persino a camminare. Ci sono persone che stanno mesi senza muoversi dopo un'operazione del genere. Ma questo è quasi un unico caso. Poi mi chiedo, ma nella scena in cui Gandia ha sparato a Nairobi, quest'ultimo era puntato da tutti i membri della banda, perché neanche uno è riuscito a prenderlo? Gandia ha dovuto fare come Spider-Man per non farsi prendere, ma lo stavano già puntando tutti. Bastava che qualcuno premesse il grilletto e Gandia era già morto. A proposito di Gandia morto, non ho capito, o meglio, non ci hanno fatto capire se nel finale di stagione Bogotà ha ucciso Gandia. Dai colpi che ha preso sicuramente è tramortito a terra, ma è morto?
o lo scopriremo nella quinta stagione, che credo non uscirà prima del 2021 dato questi ultimi problemi con il Covid-19, oppure secondo i creatori della Casa di Carta era ovvio che dopo quei colpi un uomo sarebbe morto. Però come ho già detto non c'è niente di ovvio, dato che Nairobi ha iniziato a camminare dopo 3-4 ore dopo essere stata sparata. Ma ragazzi, come ho già detto, il voto che ho dato alla Casa di Carta 4 è stato 7,5. Fatemi sapere il vostro voto giù nei commenti e fatemi inoltre sapere cosa vi è piaciuto e cosa no. E se ovviamente dovete fare spoiler, fate un commento con scritto spoiler, poi lasciate tanti spazi e scrivete la frase, per non rovinare la serie alle persone che si sono fermate alla prima parte del video. Per favore fate così, altrimenti vi cancellerò i commenti. Fatemi anche sapere se aspettate la quinta stagione della Casa di Carta come avete aspettato la quarta, io ho già detto che non è quasi così. E niente, vi ricordo che questa t-shirt la potete trovare su Pampling e usando il codice ilpensiero4 avete ben il 20% di sconto. Io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Andri passa e chiude, ciao!